Benvenuti al TGO, i carabinieri della compagnia di Casa Altipinci per il provincia di Caserta, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 indagati, tutti affiliati alle fazioni bisognette in Zagaria del clan dei Casalesi, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione. Le attività estorsive poste in essere dal gruppo criminale nei confronti di numerosi imprenditori dell'agro arrestano abbracciano un periodo che va dal 2002 al 2014. Colpi di pistola sono stati sparati nella notte contro l'abitazione di un uomo di 47 anni agli arresti domiciliari in via Egiziaca a Pisto Falcone a Napoli. Una parte dei colpi si è conficcata contro il muro perimetrale, l'altra sulla porta d'ingresso dell'abitazione. Sul fatto indaga la polizia. Un trafficante internazionale di monete false che trasportava 243 banconote da 20 euro per un totale di 4.870 euro è stato arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza all'aeroporto di Capodichino a Napoli. L'uomo, nato in Senegal e proveniente da Madrid, si stava avviando verso l'uscita dell'aerostazione quando è stato bloccato. Nel corso della perquisizione del bagagliaio sono state scoperte le banconote false. Entrambi si riservata un uomo ferito accidentalmente da un colpo di arma da fuoco sparato da un cacciatore durante la battuta di caccia a Laurana Cilento nel Salernitano. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato all'ospedale di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tocchiara e del nucleo operativo radiomobile di Agropoli impegnati nelle indagini. Proseguono senza posta gli accertamenti dei carabinieri dello RIS di Parma sui circa 200 reperti collegabili alla sera del 17 marzo, quando nel parcheggio della palestra di via Interna a Pordenone furono assassinati Giacomo Ragone e Teresa Costanza. Unico indagato del duplice omicidio è Giosuè Ruotolo, militare di forma resuliana. Pare che all'interno del portafoglio di proprietà di Ruotolo gli inquirenti abbiano rinvenuto un biglietto con scritto via Chioggia 811, ovvero la strada che ospita l'appartamento in cui vivevano i due fidanzati. L'indirizzo segnato sarebbe stato quello più possibile punto di osservazione scelto dall'indagato. Un appostamento finalizzato al monitoraggio degli spostamenti di Tricone e Teresa. Notte in violenza, quella tra sabato e domenica, in una discoteca della zona orientale di Salerno. Tre inseriti in due distinte liste verificatesi davanti al locale del culto, due da arma da taglio e un terzo colpito al capo da una bottiglia. Nel primo scontro, un giovane di 20 anni è stato circondato e aggredito da una banda di teppisti. Uno di loro ha estratto il coltello e ha ferito la vittima alla schiena e durante la colluttazione ha subito anche una frattura al naso. La seconda vittima è un giovane della provincia di Napoli che aveva deciso, insieme ad altri amici, di trascorrere la serata a Salerno. All'uscita dalla discoteca è scoppiata una rissa che ha visto coinvolti anche altri giovani. Il ragazzo è stato colpito con un coltello in più punti. Le ferite non sono comunque gravi. Il giovane è stato medicato in ospedale. C'è anche una terza vittima della serata balorda nel discoteca a Salerno. Un altro ragazzo è stato colpito alla testa con una bottiglia. Ed è da questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.